Ciao, oggi voglio parlarvi di capelli. Questo è un video sulla mia hair care routine per capelli grassi, perché per chi non lo sapesse, io soffro di questo problema che sono appunto i capelli grassi, quindi procedo con dei trattamenti per evitare di lavarli spesso. Quindi oggi vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzo e soprattutto qualche trucchetto per fare in modo, insomma, di avere dei capelli curati. Ho tagliato i capelli da forse una settimana o due, perché avevo i capelli veramente molto rovinati, perché nell'ultimo periodo non li ho potuti curare ed erano molto molto secchi, sfibrati. Poi avevo comunque fatto lo chatouche, quindi il capello era molto molto secco. Quindi ho dato un taglio netto a questi capelli e ho iniziato a prendermi cura in maniera molto più frequente. Partiamo subito da un impacco che faccio prima dello shampoo, ed è un impacco per capelli grassi, quindi per la cute che si sporca facilmente. Sto utilizzando questo impacco naturale che fa parte di questa linea Arte d'Erbe, che è un impacco sebo equilibrante. All'interno ci sono delle erbe. Poi vi scrivo ovviamente tutte le erbe presenti in questo impacco. E come si utilizza? Si prendono 2 cucchiai di questa polvere, si mescola con dell'acqua bollente insieme a 2 cucchiai di aceto o 2 cucchiai di limone per acidificare la pastella, diciamo. Dopodiché si applica sul cuoio capelluto, si massaggia per bene e si mette una pellicola trasparente o un asciugamano in posa per circa 30-40 minuti. Dopodiché andate a sciacquare normalmente, quindi fate il vostro shampoo. Mi trovo molto bene con questo prodotto perché purifica il cuoio capelluto e allo stesso tempo non va a seccare il capello, perché molte di queste polverine, come per esempio l'amla, queste cose qua, tendono un pochettino a seccare il capello. Invece questo lo lascia molto idratato, ecco, nonostante tutto, lo lascia bello morbido e mi piace proprio per questo. Se invece avete le punte molto secche, io vi consiglio, oltre a questo impacco, sulle punte di lasciare le punte libere e mettere quest'altro impacco che si fa con avocado, un avocado schiacciato, un cucchiaino di miele e 2 cucchiai di olio di cocco. L'applicate solamente qui, sulle lunghezze, e lo lasciate anche questo in posa 30-40 minuti, dopodiché sciacquate tutto. Questo impacco è veramente utile per chi ha i capelli secchi, quindi non solo sulle punte, potreste utilizzarlo anche sulla cute. In questo modo avrete dei capelli super super morbidi e anche molto lucenti. Ogni tanto lo faccio anch'io su tutti i capelli, ma lo faccio una volta al mese, mentre questo impacco lo applico 2 volte al mese. Lascio giù nell'info box il link per poter acquistare questo impacco se vi può interessare. Mentre come shampoo, quotidianamente o comunque quando lavo i capelli spesso, e devo dire che ultimamente non li sto lavando spesso grazie all'impacco, che mi permette comunque di mantenere i capelli puliti per 3, massimo 4 giorni. Comunque, quando capita che non lo faccio e devo lavare i capelli ogni 2 giorni, utilizzo questo shampoo della Cosnatur, e questo è lo shampoo a melograno ed è utile per lavaggi frequenti e soprattutto per chi ha i capelli che si sporcano facilmente. Mentre quando invece voglio dare un po' di lucentezza al capello, perché purtroppo questo shampoo è buono perché lava bene il cuoio capelluto, però opacizza un po' il capello, quindi quando voglio dare un po' di lucentezza ogni tanto alterno questo shampoo con questo dell'Ultra Dolce. Questo è il Tè Verde 5 piante, lo trovo veramente ottimo per lucidare i capelli. Per quanto riguarda le punte e l'idratazione delle punte, sto utilizzando l'olio di cocco. Vi faccio vedere questo, che è sempre della Cosnatur, ed è l'olio di cocco, e se non sbaglio all'interno c'è anche l'olio di mandorle dolci. È buonissimo questo olio, non solo per i capelli ma anche per il corpo, infatti io lo utilizzo spesso sulle gambe. Questi prodotti li potete trovare da Primo Bio, vi lascio anche qui di questi il link nell'info box. È buonissimo come olio, vi dicevo, sia utilizzato sui capelli che sul corpo. Quindi questo lo applico però quando i capelli sono ancora molto bagnati, perché altrimenti
risulterebbe troppo pesante sui capelli asciutti o comunque dopo averli lavati, mentre con i capelli ancora bagnati l'olio viene a contatto con l'acqua e diventa un po' più leggero e poi vado ad asciugare normalmente i capelli. I capelli non sono per niente unti, sono belli asciutti e comunque in qualche modo non mi si seccano. Ecco. Un altro consiglio che potrei darvi per i capelli grassi, se avete la cute grassa, è quella di fare una volta al mese il co-wash. Il co-wash ormai è una tecnica che penso che sappiate tutti quanti, è quello di unire un balsamo allo zucchero e di andare a massaggiare il cuoio capelluto. Ovviamente i capelli devono essere ben bagnati, come se stesse facendo uno shampoo normale. Dopodiché sciacquate e avrete i capelli appunto molto molto morbidi e soprattutto puliti. Questo succede perché andate a fare uno scrub alla testa molto delicato che andrà ad eliminare anche il sebo in eccesso. Ecco, ve lo consiglio, però fatelo una volta al mese. Allora ragazze, questo è tutto, spero tanto che il video vi sia stato utile. Se avete dei consigli, mi raccomando, scrivetemelo qui nei commenti, magari vi provo. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.